Senti, ma tu chi sei? Cioè, uno come te che fa dei film del terrore, che cos'è in sé? Cos'è dentro? Sono Dario Argento. Questa qui è la cosa più significativa mia. Sono Dario Argento. Se posso dirti, credo che sto vivendo e vivo un momento di fortunata felicità creativa, dove faccio il mio mestiere e credo di farlo bene, inventando, impegnandomi. Ma tutto questo mi riesce abbastanza facile, per questo dico che è un momento di fortunata felicità creativa. Se il mio pensiero poi è in sintonia con i miei tempi, con i miei anni, perché non è legato al pubblico italiano, ma è legato ai pubblici di tutto il mondo, quindi, o di buona parte del mondo, quindi questo dico. Basta. Senti, ma questa violenza, questo terrore che è alla base dei tuoi film, da che cosa ti viene? In questo senso dicevo, chi sei? Non so, sono in sintonia con i miei anni, credo. Non so, poi è difficile chiedere a un autore che cosa, perché. Chissà, forse Kokoschka diceva che lui era interessato a Eros e Thanatos, cioè l'Eros, l'amore, e Thanatos, la morte. Io sono interessato anche a queste due cose, molto. Senti, toglimi una curiosità. Che cosa hai in tasca? Cioè, Dove? se io ti perquisissi adesso, cosa ti troverei in tasca? Tipo poliziotto? Guarda, fammi vedere. Eh? Fammi vedere. Ma se sono cose imbarazzanti, poi gli devo mettere la mano sopra, devo censurarle. Non lo so mica che c'ho. Cerini, 10 lire, due biglietti del cinema. Uno, Monsieur Verdoux, ho visto di Chaplin l'altro ieri. Questo qui, Gli ultimi fuochi. L'altra tasca, 2000 lire, un temperino, l'ho trovato qua davanti, un elastichetto, una caramella forse un po' ciucciata, non la guardare. Ah, questi sono appunti di cose che dovevo fare, i cambiamenti del mixage. Questa è una poesia di Yon, che mi sono fatto tradurre, di Yon Donne, un poeta inglese del 600 che si chiama Cuore infranto. Però sopra ci ho messo una citazione, cioè una frase che diceva Monsieur Verdoux, Chaplin, molto bello, diceva: la disperazione è un narcotico che genera l'indifferenza nel popolo. Pensaci un momento, pensaci un momento. Dario Argento, il regista del terrore. Alle sue spalle, film di grande successo: L'uccello dalle piume di cristallo, Quattro mosche di velluto grigio, Profondo rosso. Ora è la volta di Suspiria. I film di Dario Argento devono una parte del successo agli effetti stereofonici, ai tempi di ingresso degli effetti speciali, alle pause sapienti. L'abbiamo seguito in una delle fasi più delicate del suo film, quelle del mixage. Il film narra l'avventura di una giovane americana, Susie, che giunge a Friburgo, nel cuore della vecchia Europa, per frequentare i corsi di una famosa scuola di ballo. L'Accademia, guarda caso, ha sede in un'antica dimora che ha ospitato Erasmo da Rotterdam, autore dell'Elogio della pazzia. E l'impatto con la pazzia, la violenza e la magia sarà la dura prova che dovrà affrontare Susie per giungere in fondo all'allucinante vicenda cadenzata dalla musica ossessiva dei Goblin. Riparto quando si riabbassa la musica, ripartono le voci dei folletti. Va bene? Proiezione, pronti? Pronto? Vai. Parti. Non lasciarmi solo, non dormirlo. È la chiave che ci consente di sapere dove vanno un insegnante ogni notte. L'ho scoperto ieri sera. Ho scritto tutto qui, accanto a te. Susi, tu sei niente. Preghi. Non dormire. Ti supplico. Non lasciarmi sola. Thank you.
Ferma! Argento, la tua vocazione è quella di terrorizzare la gente? Sì, è una vocazione, ma anche una predisposizione personale, culturale, forse anche una costante, chissà, dei miei incubi, dei miei sogni, anche delle mie scelte culturali. Ma è complicato. Poi io non direi neanche che una predisposizione è proprio terrorizzare, perché il terrore è una fase che si, diciamo, i principianti provocano. Io cerco il panico, che è una scatto in più, che è una penetrazione più profonda. Se noi vogliamo paragonare il panico al terrore, alla paura, possiamo dire che la paura, ad esempio, è uno stato febbrile sui 38-39 di gradi di febbre, e invece il panico è 41, cioè il delirio. Andiamo, era soltanto il vento. Ti sei messa paura. Certo che sei Conciata Maluccio, eh. A questo punto mi devi proprio raccontare tutto. Il vento. La finestra si è aperta. E ho avuto paura. No, non è questo. Io voglio sapere che cosa ti ha ridotto in questo stato. Me lo dirai con calma più tardi, d'accordo?